Rieccomici ai vostri schermi, verdastri. Credevo di conoscere abbastanza bene gli insetti, ma ogni giorno imparo cose nuove e incredibilmente affascinanti, soprattutto perché non si limitano all'entomologia, ma spaziano su molti altri argomenti. Quindi, entomologhiamo? Lepidotteri, insetti amati e odiati dagli entomologi. Tutti sanno che le farfalle vanno a nutrirsi di nettare sui fiori, o di sostanze zuccherine sulla frutta. I bruchi tendono a pasteggiare sulle foglie e molti di loro offrono un'ottima fonte di cibo per altri insetti oppure per uccelli, data la loro vulnerabilità. E quindi... Oh, scusate, c'è un dispaccio. Ah! Beh, alcuni bruchi pare non siano così sprovveduti. Sto parlando di Eupithecia, un genere di geometride diffuso in tutto il mondo, che però alle Hawaii ha deciso di cambiare le carte in tavola e diventare predatore. I bruchi di Eupithecia sono conosciuti da molto tempo, però nessuno si era mai curato di osservare il loro stile di alimentazione, tanto più che quando venivano portati in laboratorio per essere allevati, finivano inevitabilmente con il morire. Solo quando una sfortunata mosca è entrata inavvertitamente nella loro teca, tac, ecco che un bruco se l'è trangugiata, facendo scoprire agli studiosi che in effetti non mangiano foglie, ma predano. Tra l'altro, questi bruchi, come avete visto, sono dotati di zampe raptatorie e stile mantide in versione ridotta. Questo poteva dare un'idea su quello che erano in grado di fare. Purtroppo, però, il loro metodo di caccia non è così evidente, in quanto stanno appostati immobili sui margini fogliari o mimando dei rametti. Questo a seconda del loro colore. Bruchi verdi saranno meglio mimetizzati sulle foglie, mentre bruchi marroni faranno meglio la parte del rametto. Non appena la preda va a toccare dei peletti di innesco sul loro addome, il bruco scatta e cattura il malcapitato. Tutti i bruchi carnivori hawaiani cacciano in questo modo, tutti tranne uno in realtà. La specie Eupithecia monticolans non è dotata delle zampe raptatorie e non caccia ad agguato. Si è scoperto che predilige andarsi a cibare delle galle presenti sulle foglie. Le galle sono delle malformazioni delle piante causate da batteriosi oppure infestazioni di funghi, acari o insetti. In questo caso si parla di galle causate da psillidi, rincotti o emitteri o motteri. Il monticolans si ciba infatti delle uova e delle larve all'interno delle galle. Non essendo in grado di aggredire istantaneamente la preda, ha bisogno di un essere lento se non immobile facile da predare. Che sia avvenuto tramite questa fase il passaggio da fitofago a predatore? Non lo sappiamo. Sappiamo probabilmente il perché del passaggio a predatori, però. I bruchi di Eupithecia, arrivati sulle isole milioni di anni fa, hanno trovato molte possibilità di alimentazione disponibili. La competizione era molto più bassa rispetto al continente, come anche il numero di predatori che potevano dare fastidio ai bruchi. Grazie a questo e sviluppando i metodi e gli attrezzi per la predazione, sono diventati, con beneficio di inventario, gli unici lepidotteri predatori del mondo. Io odio dire condividete, mettete mi piace, infatti non lo dico quasi mai. Magari comincerò a mettere un cartello alla fine del video con scritto tutto quanto. Per ora vi dico arrivederci verdastri e al prossimo video.